Giorno boh, facciamo 10. Ripartiamo. Giornata spettacolare per ripartire. Prima destinazione il lago di Cornino. Lì abbiamo già un incontro speciale. Ed eccoci a Cornino. Adesso aspettiamo lo special guest della giornata col quale decideremo l'itinerario, perché c'è un percorso breve attorno al lago e uno un po' più lungo che va su in cima fino a sopra al monte, sono 700 metri di dislivello. È bello! Eccoci, allora lui è Marco. Ciao ragazzi! E ovviamente abbiamo optato per la strada più lunga che porta sopra al monte dal quale vedremo il lago di Cornino dall'alto. Dall'alto. Sì, quel lago di Cornino in miniatura è per i turisti cinesi, no? Che mi piace appunto le cose, vedere le cose piccole. il grifone anche abbiamo beccato. Cavolo, sai Simo che questo lago è praticamente riempito grazie a delle falde, che c'è una falda che entra dentro grazie al tagliamento e un'altra falda che porta fuori l'acqua, quindi praticamente c'è l'acqua tutto l'anno. Senza pioggia? Senza pioggia, non serve che piova. Fighissimo. È strafigo. Questo sarebbe un albergo diffuso. Bellissimo, sì. Ecco, qua siamo giunti in cima, non abbiamo fatto i 700 metri di dislivello, ma quasi. Finiamo l'anello scendendo giù a Cornino. Guarda qua che grande questa. Se ci trova ci mangia, vivi. Ed eccoci di nuovo a Cornino. Siamo stati abbastanza veloci, adesso potremo proprio pranzare sul lago. Quindi facciamo anche la passeggiata più breve e ci fermiamo direttamente lì. Yeah. Marco, mi vuoi far stancare il primo giorno Mannaggia, di ripartenza? Cavolaccio. Che bello però. Qui è riserva naturale anche per i grifoni, giusto? Sì, qua ci sono i grifoni e c'è anche del gufo reale, che tra l'altro il gufo reale è il simbolo del parco. Ah sì? Sì, nella riserva. Buon appetito. Una molto bella. Mangiato, riposato, adesso torniamo di là. Abbiamo anche scoperto che qua c'è il corvo imperiale, sì, che fa un verso tipo... Fa tipo... Cra, 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 cra. Già che ci siamo, facciamo un salto anche al centro visite, magari vediamo un bel gufo reale. Eccolo là, il corvo imperiale. Si vede che è proprio malvagio. Vedo. Non gli piacciamo, guarda che faccia. Bene, abbiamo visto anche i grifoni. Adesso salutiamo Marco e continuiamo, andiamo a Pielungo dove c'è una bellissima zona sul torrente Arzino. Vuoi dire le tue ultime parole? Sì, addio, ciao a tutti, grazie. Adesso per andare a vedere la Madonna che spacco. Adesso dicevo per andare a vedere il torrente Arzino dobbiamo raggiungere prima Forgaria e poi andare su fino a Pielungo, lì è proprio bello. E poi, oh, basta perdere tempo qua,
non dimentichiamoci il focus della missione, che è trovare le Aganis, le in italiano anguane, le nostre fate dell'acqua. Sapete che una volta c'erano due capre in mezzo a un campo che si fissavano e si guardavano per un'ora, si guardavano per due ore. Alla fine una delle due decide di rompere il silenzio, guarda l'altra e le fa: beh, Anduins io lo conoscevo per via della falesia, c'è una bellissima palestra di roccia qua, è anche facile da trovare proprio sulla strada. Guardate cosa ho trovato! Nel nome Augusto di Margherita Regina, questa strada del cavalier Giacomo Cecconi nobile di Monte Cecon, ideata, costrutta e donata alla patria, superando Balze, prima inaccesse la Valle d'Arzino, al fratello consorzio di Schiause, mille bla 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 bla. Wow! Andiamo a vedere. Ah, la strada finisce qua. Ma guardate la vista, che spettacolo! Bene, ringraziamo il cavalier Cecconi e proseguiamo. Non siamo troppo distanti da Pielungo. Ai ai, il sole ha lasciato posto a dei brutti nuvoloni. E orco di Alcumo, al fa anche freddo. Questa deviazione non era calcolata, ma su Google Maps ho visto che c'è un segnaposto di un punto panoramico sull'Arzino qua. Vediamo com'è. Sì, cavolo. Ma se non sbaglio è possibile arrivare anche da là, scendere, e mi pare di essermi tuffato qualche volta da lassù. Proviamo a vedere. E poi, se troviamo un buon punto dove mettere la tenda, ci accampiamo. Che sono quasi le 6 già, anche se qua l'umidità si taglia col coltello. E prima eravamo lassù. E però no, non è questo il punto da cui ci si tuffa. Mi sa che bisogna andare un po' più in su, però adesso sono indeciso perché l'Arzino l'avete visto e anche molto bene. E ho visto che da qua ci si può spostare in alto verso due vecchi vecchi borghi. Non sono mai stato, non so come siano quelli. Eccoli lì, antico borgo di Battaia e di Fruins. Super di là. Tra l'altro, tagliando fuori Pielungo, che ormai non ci serve più, sono anche di strada, quindi... Dai, andiamo a vederli. Voi direte, e le Aganis? Non vi preoccupate, ci sono ancora tanti fiumi e tanti laghi da vedere. Anch'io ho fame. Boom, fragoline di bosco, neanche detto. Queste sono buonissime. Le sapete distinguere da quelle finte? Quando le trovo vi mostro. Non saranno caloriche o nutrienti, ma... sono delle piccole pillole di felicità istantanea. Ma dai, adesso mi sembra che anche i muri mi vogliano bene. O ti vendono banane. Borgo Ringans. Questo non era neanche menzionato sui cartelli. O lo sai o non lo sai che c'è. O forse perché non è antico. L'unica casa che c'è è, sembra nuova. E intanto le nuvole scendono. Ecco, questo è il Borgo Battaias.
Qua sarebbe proprio carino metterci la tenda, ma c'è scritto proprietà privata tipo ovunque. Là, qua, qua, di nuovo qua, anche laggiù in fondo, ancora ti pare? E di nuovo lima in blu, e un altro laggiù in fondo. Mi sa che il proprietario di questo bosco è molto possessivo, meglio non rischiare. Beh. Picciul. Picciulut. Piccolino, deve essere caduto dal nido. Non lo tocco però perché sennò la madre non lo prende più. Ecco, mi trovo esattamente qua. Ho tagliato proprio completamente fuori più lungo. Boh, basta. Adesso sono le 7:20. Appena trovo uno spiazzo piano senza erba alta, metto la tenda. Perfetto. Sicuramente anche qua è proprietà privata, ma almeno non ci sono cartelli. E 1, 2, 3, bam! Bene, adesso papà e nanna. E mi sono anche reso conto che non vi ho mai parlato bene degli Saganis. Non vi ho mai detto che cosa fanno, che cosa sono. Quindi dai, domani ve lo racconto bene, ok? Buonanotte! Dimenticavo una cosa importantissima, questo è il 10° video di viaggio, ma è il 100° video del canale YouTube e abbiamo anche superato i 250 iscritti, quindi niente, ne approfitto per ringraziarvi tantissimo del supporto, perché comunque io lo faccio perché mi piace, ma vedere che il canale cresce mi motiva un sacco e ovviamente mi gratifica, quindi vi ringrazio tanto, vi mando un bacio, un abbraccio e di nuovo buonanotte. Giorno 11, oggi sarà una bella giornata.